Cari amiche, cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati per una nuova puntata, una puntata speciale di News Vittoriesi. Lo vedete già nel nostro schermo, siamo entrambi in versione casalinga quest'oggi. Do il benvenuto ad Andrea Costantini, il nostro meteorologo di fiducia. Eccoci qua Federico, ben ritrovato anche a te. Eh sì, tu hai anche un albero di Natale in più che da me c'è ma non si vede e quindi a questo punto magari lo possiamo vedere alla fine, magari, Però vediamo. intravedo una chitarra, quindi Sì, magari dopo, insomma, ecco. Ma vediamo. il nostro Andrea Costantini, che lo ricordo, viene da noi spesso disturbato in occasioni di emergenze o comunque di problematiche riguardanti soprattutto il maltempo, quest'oggi è qui per raccontarci di un nuovo progetto che poi tanto nuovo non è, perché insomma adesso ci spiegherà bene, fa parte di un progetto più ampio che riguarda il Pian Consiglio, il nostro amato consiglio e direi riguarda il monitoraggio dal punto di vista meteo, ovviamente, del Pian Consiglio. Allora, raccontaci un po' innanzitutto come è partito tutto e quando anche è partita questa iniziativa. Certo, diciamo questa iniziativa è partita in realtà circa 10 anni fa con i primi tentativi di installare una stazione meteorologica presso la Casella delle Rotte e di affiancare una fotocamera di vecchio stile programmata per fare una foto ogni 5 minuti così che potesse fungere da webcam. Solo che l'inesperienza e chiaramente anche l'audacia delle prime sperimentazioni ha portato a diversi, diciamo, problemi tecnici che hanno poi, Blackout. ecco, diciamo, creato più viaggi notturni a sistemare e a staccare le spine e a riattaccarle che non a fruire delle immagini. Quindi, dopo una prima fase appunto all'inizio appunto del 2010-2013, grazie poi comunque all'interesse delle persone, anche diciamo, agli stimoli e alla disponibilità, ovviamente, diciamo, lo ribadisco, degli agriturismi in zona che dispongono della logistica e della connessione internet, condizione fondamentale per trasmettere i dati, da inizio 2019, insieme anche a altri ragazzi appassionati, siamo un gruppo trasversale. E, diciamo, abbiamo ripresentato il progetto partendo dalla Casella Le Rotte che sta sul colle che sovrasta il Cansiglio e perché diciamo, rappresentava un punto più facile per iniziare le misure e quindi a maggio 2019 abbiamo installato la prima stazione che è tuttora chiaramente attiva e monitora la piana insieme chiaramente a una webcam panoramica che inquadra i Monti del Pago, quindi dalle Caselle Rotte verso la piana e verso i Monti del Pago. Quindi tutto è partito da qui, direi, giusto? Sì, decisamente, decisamente, come punto proprio iniziale anche per la facilità di connessione a internet. Successivamente abbiamo iniziato a comprendere che il confronto tra punti diversi della piana era fondamentale, quindi ci siamo focalizzati su Malga Filippone, che è posta invece a circa 1.003 metri di quota rispetto ai 1.080 di Casella delle Rotte ed ha diciamo, una caratterizzazione termica decisamente peculiare, infatti è caratterizzata dall'inversione termica, quindi a Casera della Maga Filippone notiamo che mediamente fa più freddo che non a Casera delle Rotte che è posto più in alto, sembrerebbe in apparente contrasto con la logica che ci aspettiamo normalmente. Ecco, quindi questa stazione a Maga Filippone è stata sviluppata tra gennaio e febbraio 2020, proprio giusto prima della chiusura per l'emergenza del Covid. Quindi siamo stati fortunati perché appunto in tutte queste iniziative il contributo anche economico è arrivato principalmente da volontari, da persone appassionate che hanno voluto coprire le spese vive, perché chiaramente dietro a questo c'è anche una spesa di materiali, ecco, che non sono quelli del 2010, chiaramente, ma hanno seguito un'evoluzione, ecco, accurata per assicurare la funzionalità. Quindi, diciamo, voi avete messo in piedi proprio appena prima, qualche giorno prima del lockdown, questa nuova stazione meteo, diciamo, Esatto. presso Malga Filippon. Chi Esatto. è un po' pratico e conosce, insomma, il Cansiglio saprà benissimo dove si trovano tutti questi posti, anche perché sono noti perché si mangia molto bene, tra l'altro. Esatto. Però appunto tu, grazie alla collaborazione, insomma, di questi vari agriturismi presenti in zona, così riesci, diciamo, a poter trasmettere
le immagini che arrivano da lì, poi ovviamente in tutto il mondo col, certo, col web. esatto. Però noi siamo qui per parlare di un ulteriore step, di un ulteriore passo avanti che tu hai intenzione, tu e ovviamente tutta la squadra dei tuoi collaboratori avete intenzione di fare. Ho intravisto anche sui social in questi giorni così diversi input da parte tua. Racconta anche ai telespettatori della Tenda TV di che cosa si tratta. Sì, dunque il Pian Castillo è un'area molto particolare e come molti di voi sapranno è caratterizzata dal fatto appunto di avere un'inversione termica, quindi i punti più bassi, quindi i punti altimetricamente più bassi che sono Valmenera, Cornesega e appunto i Bec e altre depressioni hanno una temperatura, specie notturna, estremamente più bassa di quella che si misura invece ad esempio sul Monte Pizzocco o sul Visentin. Questo fenomeno molto particolare e curioso è studiato anche in altre zone delle Alpi, infatti proprio tra giugno e luglio abbiamo avuto come progetto Cansiglio il riconoscimento di validità per quanto concerne un progetto internazionale di Meteo Svizzera, curata appunto da uno scienziato di Meteo Svizzera, che raccoglie a livello mondiale tutti questi luoghi così particolari dove la temperatura scende man mano che che caliamo la nostra quota in maniera completamente diversa da quella che è l'aspettativa di più vado in su e più fa freddo. E quindi ecco che l'altro step, sempre grazie alla disponibilità logistica di, in questo caso dell'azienda delle code, ecco, di Veronese Emilio, abbiamo la possibilità di installare una stazione giù, diciamo, nella zona cosiddetta dei Bec, che è la parte meridionale del Pian Cansiglio, che si colloca a circa 980 metri di quota altimetrica. Ecco, quindi se il piano sta intorno ai 1000, 1010, 1020, laggiù siamo sotto i 1000, così come lo siamo anche a Valmenera, un'altra località che infatti magari citeremo alla fine, giusto come spunto per il futuro. Quindi sì, ecco, l'espansione passa attraverso un monitoraggio di un punto molto freddo, tra i più freddi, e probabilmente sotto i 1000 metri tra i più freddi in Italia. Beh, anche io ricordo che comunque il Pian Cansiglio era noto anche nei libri di storia, insomma, o geografia soprattutto, per essere uno dei punti, insomma, più freddi. E ci certo, ricordiamo anche negli ultimi anni, spesso il Pian Cansiglio viene citato anche magari a livello nazionale, all'interno dei telegiornali, quando ci sono delle giornate particolarmente fredde, punte di meno 20, cos'è che ogni tanto così, titoloni, insomma, ecco, no? Esatto. Bene, quindi, allora, tu ci hai spiegato che l'idea è quella di posizionare un'altra stazione, insomma, in questo punto, e poi, forse, ovviamente tu parli da esperto meteo, diciamo noi, comuni mortali, a noi interessa sapere se il giorno dopo farà caldo o farà freddo, ok? Certo. Ma c'è tutta una questione che riguarda la raccolta dei dati, giusto? Certo. Quindi per poter certo dire che questo inverno è più freddo rispetto a quello dell'anno scorso, quello del 2011 e tutte queste cose qui, bisogna avere ovviamente una banca dati con delle misurazioni, delle registrazioni costanti che poi possano interfacciarsi con i dati odierni, sbaglio? Certo Federico, uno degli scopi del progetto, oltre che dare liberamente i dati in tempo reale, perché l'obiettivo è quello, cioè che non sia un progetto chiuso dove devo accedere per avere i dati che non posso vedere, no, l'idea è proprio fruibilità massima in tempo reale dei dati e delle immagini delle webcam. Quindi i dati che noi diciamo andiamo a monitorare, questo è un esempio appunto che vediamo qui proprio dalla nuova stazione che è in test presso le code in questi giorni, prima di essere installata in fondo nella posizione che diciamo individueremo in maniera più adeguata. Quindi avere un dataset di misure affidabili, quindi anche di, diciamo, misure che abbiano avuto la manutenzione, perché non basta mettere un sensore e dimenticarselo fino all'anno dopo, bisogna andare periodicamente a fare la manutenzione, e in questo caso specifico, visto che laggiù fa molto freddo, l'umidità è molto elevata, abbiamo pensato a una strumentazione molto dedicata di tipo professionale che non richiede pannelli solari, batterie complicate, soprattutto richiede pochissima manutenzione, e quindi ecco anche l'obiettivo di trovare un prodotto decisamente specifico all'interno anche del mercato delle stazioni meteorologiche. Ecco, prima di addentrarci troppo nel tecnico, io vorrei far vedere però un'immagine che tu ci hai mandato che è abbastanza eloquente. Ecco, esatto. Allora, vedete che c'è questa
che è la stazione meteo, insomma, coperta da uno strato di neve abbastanza importante. Questa immagine esatto. A quando fa riferimento e a dove fa riferimento? Ecco, questo è il sito temporaneo che abbiamo appunto lì all'azienda Le Code, e quello che sembra appunto un po', io l'ho visto così, sembrerebbe un cappellotto di neve, quello più grande diciamo, è proprio quel sensore che dentro misura la temperatura e l'umidità dell'aria. Quei valori vengono poi trasmessi ogni 2-5 minuti fino a un punto di ricezione che li spedisce su internet. Questa immagine che abbiamo visto era del 3 dicembre al mattino, prima che poi lo scirocco ci portasse via tutta la neve e causasse anche tutti i danni che abbiamo purtroppo visto e di cui abbiamo discusso anche qualche giorno fa, con le eccezionali piogge anche per il Consiglio di questo inizio dicembre, che sa molto più da ottobre che non da dicembre. Confermo, ecco. Quindi abbiamo visto questa immagine che ci fa presagire anche che la strumentazione che voi andrete ad installare, insomma, deve essere bella resistente, perché se poi si va sotto una certa temperatura sappiamo, insomma, che poi soprattutto le cose tecnologiche che sono delicate, insomma, iniziano a risentirne. Tra l'altro, certo, preannuncio che quando finiremo questa nostra chiacchierata manderemo in onda proprio un video che tu hai registrato qualche tempo fa, non c'era ancora la neve, proprio in quel del Pian Cansiglio, che va a spiegare anche, per esempio, a tutto il discorso della rilevazione della pioggia, per esempio, certo, giusto? Però prima di questo io vorrei mostrare questa bellissima immagine che tu ci hai mandato. Questa immagine a dove fa riferimento? Questa, diciamo, è la vista che si ha dalla zona appunto dell'azienda agricola Le Code giù in direzione sud verso la piana dei Bec. Si vede appunto questo enorme prato che declina verso sud, e proprio tutta questa conca di aria fredda, anzi gelida quando c'è la neve al suolo, si accumula giù in fondo dove, diciamo, inizia il bosco. È proprio lì che andremo a mettere la stazione per vedere effettivamente quali saranno i valori. Ecco, giusto per avere un'idea, ecco, in alcune misurazioni portatili, temporanee, fatte nel marzo 2005, il primo marzo, che fu una tra le notti più gelide degli ultimi 30 anni, ecco lì si andò sotto il meno 30, ecco, quindi nella piana intorno ai meno 20, intorno ai meno 30 o anche ai meno 35 giù in fondo, quindi noi aspettiamo la neve. Bello fresco. Decisamente. E allora, tutta questa strumentazione ha anche un costo. So che sì, tu hai fatto partire una sorta di raccolta fondi, perché è anche giusto che questo tipo di progetto, che poi verrà sfruttato, diciamo, anche semplicemente per l'aspetto panoramico, perché è bello poi andare a vedere la webcam sul Cansiglio, è bello andare a vedere, come abbiamo mostrato poc'anzi, questa situazione innevata, ma anche immaginate d'estate, oppure insomma ci daranno grandi emozioni, però tutto questo ha un costo. Allora, è vero, sì, che poi andremo a ringraziare tante realtà che stanno concorrendo per la buona riuscita di questa iniziativa, ma tu hai detto, siccome è un progetto così condiviso, è giusto, insomma, che chi vuole faccia la propria parte. Chi vuole. Giusto, Andrea? Sì, esatto, questa è l'idea, diciamo, del crowdfunding, cioè di trovare insieme le risorse per coprire almeno le spese vive dei materiali. Questo l'abbiamo fatto, ecco, sin dalla prima installazione, e siamo sempre riusciti, diciamo, a coprire le spese per l'acquisto dei materiali. Questa volta la scelta, diciamo, del tipo di oggetto richiedeva un impegno maggiore, però siamo arrivati circa all'80% della spesa, e quindi, anche visto il periodo, io desidero ringraziare tantissimo sia le persone che hanno accolto, diciamo, l'iniziativa su Facebook mediante il link dedicato, chi mi ha contattato direttamente, diciamo, proprio per questa idea qua, anche per fruire delle immagini in tempo reale da chi si avventura nei sentieri, piuttosto che chi vuole seguire ad esempio anche l'evoluzione della luna, dei colori notturni, per fare le fotografie al mattino presto. Quindi ho scoperto che tantissimi le guardano, ma non per sapere se piove o no, ma per sapere ad esempio se i cervi sono sulla piana, ecco, si vedono piccoli ma si vedono, ecco. Certamente, certo, è vero. Bene, e quindi questa raccolta fondi si può trovare sulla tua pagina Facebook, giusto? Sì, c'è la pagina dedicata al progetto che si chiama Pian Cansiglio Meteo Webcam, che è esattamente anche il link dove tutte le immagini e dati sono presenti, quindi è www.piancansigliometeowebcam.it, che è anche intuitivo, alla fine si tratta proprio di quello, insomma. È semplice.
Ora abbiamo parlato di tecnologia, ci sono dei partner tecnologici che si sono messi al tuo fianco, diciamo, in questa impresa. So che ci tieni particolarmente a ringraziarli. Sì, ecco, come dicevo prima, ecco, tutto questo progetto è un progetto che seguo a livello personale, non c'è uno sponsor, io non proprio mi voglio svincolare dall'idea dello sponsor, quindi facciamo il possibile in maniera appassionata, svincolata, senza bandiere, senza nient'altro, perché così manterrò e manterremo la libertà dei dati. Però chiaramente, ecco, nel chiedere anche le quotazioni e anche i costi di questa strumentazione, ho ricevuto sostegno e anche incoraggiamento, appunto, sia dei fornitori del sensore, che è di marca svizzera ed è ai top, diciamo, per quanto riguarda questo tipo di misure anche in luoghi freddi, così come anche ciò che riguarda le telecamere Vision e anche la parte di schermo solare che impedisce la radiazione di colpire il sensore. Quindi tutti insieme hanno, diciamo, appoggiato questa iniziativa e anzi, ecco, così messi insieme credo che offriremo anche un ottimo servizio di qualità su materiali di comprovata, ecco, anche resistenza al freddo. Certamente, insieme ai partner tecnici ci sono anche i partner e i ringraziamenti di tipo logistico. Certo, io su questo vorrei davvero ringraziare di nuovo le persone delle aziende, delle società agricole che sono lì impegnate in Cansiglio, perché oltre a lavorare in un ambiente difficile e anche negli ultimi giorni con le piene, con il vento, hanno avuto chiaramente un grande impegno per mantenere attive le loro iniziative. Ecco, volevo davvero ringraziarli perché io li stresso continuamente, gli dico guarda che c'è la spina da staccare, vi attiva il router, cioè sono persone che veramente poi sono appassionate, quindi diciamo è una collaborazione anche di tipo emotivo. Però senza di loro chiaramente tutto questo non ci potrebbe essere, quindi vanno ringraziate insieme appunto ai ragazzi sulle slide, comunque nel video sono anche menzionati, persone appunto Bruno, Massimo, Mauro e altri che in maniera appunto volontaria e chiaramente a tempo libero aiutano nei vari aspetti per questo progetto, insomma, ecco, quindi davvero grazie mille. E mentre appunto ci apprestiamo a vedere questo tuo video che spiega un po' e ti vedrà proprio presente in loco, volevo chiederti, allora abbiamo dato questo messaggio, c'è questo progetto in continua evoluzione, questo è un ulteriore mattoncino, un ulteriore step di un progetto più ampio e speriamo intanto che questo arrivi quanto prima a buon fine, ma poi certo. Il progetto prevede altre fasi più in là nel tempo? Diciamo il coronamento ideale sarebbe diciamo rimettere in piedi il monitoraggio di Valmenera, che è probabilmente la località sotto i 1000 metri di quota sulle Alpi più fredda in assoluto, perché appunto in quel famoso marzo 2005 quando ancora c'era la stazione ARPA Veneto che per circa 15 anni ha mantenuto il monitoraggio si raggiunsero circa meno 35, quindi è una località veramente particolare e di conseguenza quello è l'obiettivo, ecco, diciamo conclusivo del 2021. Intanto facciamo quella che abbiamo qui ai BEC 2021, ecco, anche perché quell'area lì è un'area all'interno della, diciamo, della riserva naturale, quindi ci vorranno più step e anche chiaramente una comprensione di ciò che è necessario e sempre che sia possibile farlo. Però dopo avremo 4 stazioni dell'intera area, chiaramente poi si tratterà di continuare a mantenerle, però una volta arrivate a 4, ecco, direi che può bastare, almeno per adesso, per i prossimi anni. Non ci credo. Dici no. Dubito. Comunque, intanto abbiamo solleticato un po' la curiosità anche dei nostri telespettatori. Appunto, chi volesse, in questo periodo anche di Natale, così, decidere di sostenere questa iniziativa, che è un'iniziativa che viene messa a disposizione della collettività, ovviamente, può farlo e è ben accetto, ovviamente, e poi, insomma, ci ritroveremo sempre qui anche per raccontare gli sviluppi, insomma, di questo ulteriore tassello, perché poi ci sarà anche il momento del lancio ufficiale, immagino, no? Sì, certo, adesso diciamo sia in base al tempo che alle disponibilità e anche chiaramente sempre in relazione a ciò che è il periodo, che è chiaramente molto difficile per tutti, cercheremo appunto di installare la stazione nelle prossime settimane in maniera che poi, superati i test radio, i test di trasmissione, sia ufficialmente disponibile online insieme alla webcam a partire da gennaio, questo è l'obiettivo. E in più, ecco una cosa che mi ero dimenticato, come plus nuovo per il Cansiglio ci sarà anche un sensore che misura la presenza di polvere sottili nell'aria. È una sperimentazione che ho messo in campo per il Cansiglio, vediamo se avremo dei dati interessanti, perché probabilmente anche in Cansiglio in alcune situazioni le polveri sottili che sono più presenti in pianura probabilmente arrivano fino lassù, però questo da vedere, quindi
sentiremo senz'altro per lo sviluppo di questo, di queste ulteriori, di queste... insomma, Sì. ulteriori aspetti da verificare. Io direi che Certo. ci salutiamo con questa bellissima immagine che da una parte è un po' l'anteprima, insomma, di quello che appunto ci prospetta questo ampio progetto, e ci auguriamo di continuare a vedere, insomma, questo tipo di immagini direttamente dal Pian Cansiglio grazie a questa rete di webcam e di rilevatori meteo che, insomma, sono state messe in piedi da dei semplici appassionati della materia, giusto? Decisamente, decisamente, siamo proprio quelli e anche curiamo, cerchiamo di curare appunto anche la manutenzione. Ogni tanto capita che va giù internet, va giù aree un albero sulla linea, e in quel caso bisogna aspettare un giorno, una settimana, un mese, ma speriamo mai troppo, insomma. Ne sappiamo qualcosa anche noi, ne sappiamo. Ecco, anche noi. Esperti. Nel periodo, soprattutto questo periodo è fantastico. Sì, critico. Molto, molto bene, grazie Andrea Costantini come sempre per la disponibilità. Beh, grazie a voi per l'opportunità e anche per il supporto, diciamo, a questa iniziativa, mi fa molto piacere, grazie, grazie mille a tutti. Noi la sposiamo e adesso ci lasciamo proprio al video che ha realizzato Andrea Costantini qualche giorno fa, che va a spiegare un po' più nel dettaglio questo progetto. Grazie ancora. Che freddo fa stamattina! Questa mattina? Beh, questa mattina abbiamo misurato sotto il meno 10 qui in Pian Cansiglio e siamo proprio alla stazione di Malga Filippon, che è posta a circa 1003 metri sul livello del mare, e questo è il sensore termoigrometrico che usiamo per misurare temperatura e umidità qui in campo, e mediante la radio trasmettiamo poi all'interno, dove una console di ricezione ci permette di trasmettere i dati su internet, che sono quelli che poi al mattino quando ci svegliamo vado sempre subito a vedere. E in più stavo anche pulendo il pluviometro perché un po' di foglie dell'autunno si erano accumulate e avevano chiuso, diciamo, l'ugello per far precipitare la pioggia sul sensore. Quindi ecco, abbiamo colto questa giornata di sole, per fortuna, così bella, anche per fare un po' di manutenzione. Quindi proseguo con i miei lavori. Perché la tua stazione meteo ha quel coperchio nero? Quello che tu chiami coperchio nero in realtà è la bocca del pluviometro. Per raccogliere la pioggia ci vuole un secchio. Allora in meteorologia usiamo un pluviometro che in realtà è appunto un grande secchio con un'area ben nota. Quest'area raccoglie le precipitazioni piovose, nevose, e in Cansiglio si spera siano presto nevose, in modo che la precipitazione va a finire su una bilancina che a sua volta pesa l'acqua e ad ogni commutazione ci dice quanta pioggia sta cadendo. Chiaramente anche questo dato viene trasmesso insieme alla temperatura e umidità all'interno, e così in tempo reale da casa, senza dover usare l'ombrello e uscire fuori in mezzo alla pioggia, magari col freddo del Cansiglio, possiamo sapere esattamente quanto sta piovendo. Chiaramente se nevica però si forma un bel cappello. Allora dovremmo attendere che in giornate così soleggiate, dopo la neve, arriva un po' di sole, un po' di temperatura più elevata, e così facendo misuriamo la pioggia equivalente della neve caduta. Quindi aspettiamo la neve. Questa è l'unica stazione meteo che c'è in Cansiglio? No, questa diciamo che è la seconda che abbiamo messo in Cansiglio a gennaio 2020. La prima in realtà l'abbiamo messa su un colle che si intravede anche in questa vista, sul colle di Casera le Rotte, che andremo a visitare tra poco. Lì però la quota altimetrica è circa 1080 metri sul livello del mare. Qui, come detto, siamo a circa 1003 metri, quindi il Cansiglio, con la sua inversione termica, cioè la presenza di aria più fredda nella parte più bassa della conca,
genera, diciamo, minime molto più basse in questa zona rispetto a Casarale Rotte. Andremo poi a scoprire come è fatta quella stazione e soprattutto anche come mai c'è questa grande differenza tra il punto basso e il punto alto sopra il colle. Andiamo a scoprirlo. Andrea, ci puoi spiegare come mai tutto intorno a te c'è la brina, mentre dietro si vede già una zona soleggiata e tutta asciutta? Beh, diciamo che questa domanda è molto interessante, perché qui siamo nell'area dell'Archeton, posta circa nella zona centrale del Cansiglio, e come possiamo vedere siamo in un'area circondata da brina, come appunto dicevi tu, perché qui il sole arriva a stento durante il giorno, specie in queste giornate di inverno che sono fredde e sono corte. In questa zona in particolare, che è più bassa rispetto all'area che vediamo giù in fondo, che sono appunto le pendici che degradano verso ovest, verso il Zoc, Milifret e la zona occidentale del Cansiglio, ecco, rispetto a quelle aree lì, qui l'aria fredda persiste e quindi l'inversione termica, quindi il fatto che la temperatura sia più bassa nelle zone inferiori rispetto alle zone di quote superiori, permette il mantenimento della brina anche durante il giorno. Qui di solito si possono accumulare anche diversi centimetri di brina se ovviamente non piove, oppure se le temperature non salgono eccessivamente. Questo è un altro fenomeno molto interessante, e quando andremo a osservare il fenomeno con le stazioni meteorologiche osserveremo proprio una differenza netta tra le temperature che si rilevano in queste zone più depresse rispetto a quelle più elevate, come ad esempio la stazione di Casarale Rotte oppure di altre stazioni poste ancora più in quota. Andrea, dove ci troviamo qui? Qui ci troviamo a Casarale Rotte, un punto che sovrasta altimetricamente la piana del Cansiglio. La quota è circa 1080 metri e quindi rispetto alla piana, che sta intorno ai 1000-1020 metri di quota, riusciamo a misurare con la stazione meteorologica il fenomeno dell'inversione termica. Questo perché, confrontando i dati di questa stazione, che è la prima installata qui in Cansiglio, rispetto a quella di Maglia Philippon, possiamo confrontare in tempo reale quello che accade specie di notte, quando nella parte più bassa del Cansiglio le temperature scendono in maniera sensibile, mentre qui, con un po' di ventilazione e con l'effetto di inversione termica che va scemando, alzandosi di quota, riusciamo ad avere temperature più alte rispetto a Maglia Philippon. Questo è un confronto che andremo poi a implementare quando, appunto, con lo sviluppo del progetto, andremo a monitorare anche la piana dei Bec, che è ancora più fredda della zona di Philippon. Ricordiamo che questa stazione ha avuto appunto un anno di dati dal maggio 2019 e siamo quindi già in grado di fare completamente una visione di quello che è l'andamento medio delle temperature, della pioggia, direzione e velocità vento di questa particolare postazione posta appunto sopraelevata rispetto al Cansiglio. Dietro di noi si distendono le montagne dell'Alpago che cingono nella parte settentrionale questo bellissimo catino che è il Cansiglio. Oltre alle stazioni meteo, però, è risaputo che avete anche le webcam. Sì, diciamo che le webcam sono uno strumento ideale per trasmettere le immagini da un punto su internet, in modo che chiunque, sempre seduto sul suo divano o in ogni parte del mondo, possa guardare quello che è il tempo della nostra bellissima postazione qui in Cansiglio. Sempre appunto con una raccolta fondi volontaria e generosissima, siamo riusciti non solo appunto a installare le stazioni meteorologiche nei mesi scorsi, ma anche a procurare le webcam, quindi telecamere che sono programmate per fare una foto ogni minuto e caricarla su internet. Così è possibile confrontare con uno scenario fisso quella che è la mutevolezza del tempo e anche la correlazione tra le misure meteorologiche e ovviamente anche gli effetti reali. Ci sono momenti nei quali, ad esempio, inizia a piovere qui in Cansiglio con 2 o 3 gradi, vediamo poi dal Monte Cavallo, dal Col Nudo, la quota neve che scende e progressivamente, con lo scendere della temperatura, ecco che anche la neve arriva a coprire il Cansiglio. Quindi
associare l'immagine al dato è uno degli elementi essenziali di un progetto di monitoraggio come quello che stiamo mettendo in piedi qui. E quindi questa webcam dove è stata messa? Questa webcam è posta sull'edificio di Casale Rotte e ha un'inquadratura libera, quindi spazia completamente sul Pian Cansiglio in direzione appunto dei Monti dell'Alpago che cingono a nord-est la piana del Cansiglio stesso. Abbiamo il Monte Cavallo, il Colnudo e tutta la cresta, diciamo, che si svolge poi verso sud-est. Quindi l'inquadratura permette anche di vedere come diciamo, i vari versanti, a volte esposti più al sole come il versante più occidentale, oppure quelli più freddi della zona di Filippon, che per ultimi ricevono il sole al mattino, cambiano il loro colore, perché al mattino presto c'è la brina, quindi lì ancora persiste il bianco, diciamo, della brina, mentre qui i prati subito diventano marroni. In inverno, quando c'è la neve, chiaramente la neve resiste di più sulle zone più fredde, quindi quelle dove il sole arriva dopo. Quindi anche la correlazione tra gli elementi visivi e le misure torna di nuovo a essere essenziale. Quindi le webcam sono uno strumento anche a basso costo per permettere davvero alle persone di osservare e anche godere di questo bellissimo paesaggio. Noto che questa stazione meteo è diversa da quelle che abbiamo già visto. Eh sì, questa è in realtà la nuova stazione meteo che abbiamo messo qui presso la agricola Le Cove, che ci aiuterà poi anche logisticamente per le misure, perché così abbiamo un periodo di test prima di andarla ad installare giù in fondo ai becchi. Ebbene, eccoci qui, tornati in studio. Purtroppo appunto le previsioni non sono sempre così precise e questa volta purtroppo ci hanno interrotto durante le riprese, ma è il bello della diretta. Quello che vorrei comunicare alla fine di questo video è che questa iniziativa che sto portando avanti insieme ad altre persone che mi aiutano tecnicamente e anche logisticamente, ricordo gli agriturismi Casera Le Rotte, Maga Filippon, adesso l'azienda agrituristica Le Code in Pian Cansiglio, sono fondamentali per permettere appunto di avere delle basi dove far convogliare i dati che arrivano dai diversi punti di monitoraggio in campo. Oltre a queste persone, queste aziende, ci sono altre persone che stanno collaborando per supportare l'aspetto tecnico e logistico. Chiaramente dall'insieme, diciamo, delle competenze nasce un progetto che permette di fruire di questi dati in tempo reale. Quindi nelle prossime giornate e settimane noi andremo in campo, faremo i vari esperimenti per conoscere bene qual è il punto migliore per questa nuova stazione professionale e poi speriamo che, ecco, con l'inizio dell'anno, con gennaio, si possa, diciamo, pubblicare i dati, perché l'obiettivo di tutto questo progetto è disporre di dati pubblici, liberi e sempre fruibili da chiunque, quindi sia il tempo reale sia l'archiviazione di tutte le misure eseguite dalle singole stazioni fin dall'inizio della loro attivazione. Quindi per chi volesse supportare questo progetto è attivo un link Facebook per raccolta fondi, come fatto anche nelle iniziative precedenti che hanno portato, diciamo, a supportare generosamente questa iniziativa e per la quale vi sono davvero grato. E chiunque volesse contribuire è libero di farlo in qualunque forma, anche semplicemente aiutando proprio a fare la manutenzione, che come avete visto è davvero importante per queste stazioni. Quindi io vi ringrazio ancora le persone e lo staff tecnico che sono menzionate anche nell'articolo presente su www.meteoravanel.it e vi do appuntamento a questo punto con la nuova stazione di Pian Cansiglio, località Ibec. Grazie!